Allora, Eddie Angelillo, Enrico Maria Lamanna, Montagne Russe, allora, al Teatro Manzoni. Allora, tu sei la protagonista insieme con Pietro Longhi. Enrico, tu curi la regia di questo spettacolo. Quindi, innanzitutto, raccontiamolo un po', questo Montagne Russe, che fate per la prima volta voi, tra l'altro. Allora, sì, sarà un debutto nazionale. E Montagne Russe è un testo francese di un autore a Sousse che purtroppo è sparito poco tempo fa, autore anche di cinema. E di cosa parla? Non voglio dire tanto, perché è un testo con mille sorprese, mille colpi di scena, mille emozioni. Un uomo e una donna si incontrano in un bar, lui approfittando che la moglie è in vacanza sulla neve, la rimorchia, se la porta a casa, e da qui succede di tutto. Ogni scena cambia la situazione, fino ad arrivare a un finale bellissimo, commovente, catartico, che davvero è una sorpresa che non diremo. E che adesso Eddie ci svelerà questo finale fantastico. Assolutamente no, infatti devo dire, non amo molto parlare della trama, dello spettacolo, del personaggio, soprattutto in un testo come questo, anche perché appunto come Le Montagne Russe è un continuo saliscendi, va dalla commedia brillante al giallo, per poi aprirsi alle emozioni, tensioni, e poi soprattutto ci sono dei momenti esilaranti, dei momenti molto molto divertenti, quindi c'è un po' di tutto. I personaggi sono molto belli, il mio è molto enigmatico, particolare, ma non svelerò più niente, altrimenti non ha senso. Però è un testo che fa riflettere sui rapporti coniugali, sulla famiglia, sulla vita e sul tempo che passa, insomma, e quindi la giovinezza. I protagonisti comunque hanno una voglia di vivere pazzesca e una voglia di tenerezza inespressa. Ecco, sì. Ma tra l'altro voi siete di casa ormai al Manzoni, cioè ogni anno siete qui, quindi tornare poi negli stessi luoghi, no? Per un attore dà anche una certa sicurezza. Ma assolutamente, soprattutto poi se ti trovi bene, insomma, con Pietro, con il Teatro Manzoni, che insomma è come sempre, insomma, lavorare a casa, e quindi è una gran bella cosa, insomma. Senti, invece vi chiedo per chiudere, passato il Covid, in che momento vive il teatro? Cioè è una rinascita, paradossalmente il teatro come la finisce? Ma assolutamente, secondo me molti dicono sta morendo il teatro, ma il teatro non morirà mai, anche perché è l'unico spazio in cui uno può condividere emozioni, e soprattutto uno spazio in cui ogni sera, anche se c'è lo stesso spettacolo, cambia spettacolo, cioè non è mai lo stesso spettacolo, e poter condividere un qualcosa insieme agli altri, un qualcosa che è dal vivo, anche perché ormai siamo abituati tra telefonini, TV, cioè non se ne può più veramente, quindi è una gran cosa. E dopo il Covid infatti c'è stata proprio una rinascita, nel senso che la gente ha voglia di uscire e andare a teatro. Anche perché ricordiamoci che il teatro, finché ci saranno almeno due persone che salgono su un palco e raccontano la loro storia e il pubblico da giù ne fa tesoro e risolve il proprio problema, il teatro ha centrato. Perciò io dico, sì, l'anno scorso ci sono stati tre testi che parlavano anche di morte, ma la morte ci appartiene, e noi ne parlavamo proprio per far purificare, trovare la soluzione e anche quel pizzico di gioia per andare avanti. Comunque in Montagne Russe non muore nessuno. Anzi, una rinascita. E soprattutto sì. Anche se andate in scena qui al Manzoni in contemporanea col Festival di Sanremo, non lo temete. È vero. Porca miseria, questo non lo sapeva, c'è cioè una brutta notizia. Vi ho rovinato la serata. Ci ho rovinato la serata, ma nemmeno tanto, perché io vado sempre in scena con Sanremo e ho la vittoria in pugno. È venuto Amedeus a vedersi lo spettacolo mentre doveva stare lì a presentare. Perfetto, allora ricordiamo le date. Sì, dal primo di febbraio al 18 febbraio. Grazie. Grazie a voi, grazie. E viva il lupo.